Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Bellegra, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Bellegra è anche conosciuta come la città dei panorami per via della sua posizione, infatti si trova a 815 metri sul livello del mare e conta circa 2.800 abitanti chiamati bellegrani. Non aggiungo altro. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Bellegra! Iniziamo il nostro itinerario a Bellegra con il sindaco Flavio Cera. Allora, ci presenti il comune di Bellegra. Salve a tutti, buongiorno. Il mio comune è un comune arroccato a 815 metri in provincia di Roma, che noi gelosamente custodiamo e teniamo particolarmente curato per fare in modo che quando i visitatori vengono nel nostro paese trovino un paese accogliente e un paese pulito. E abbiamo le nostre grotte dell'Arco, che sono il nostro gioiello, quindi una grotta interamente percorribile per 350 metri anche dai diversamente abili, forse l'unica in Italia. Abbiamo poi il convento di San Francesco, che è un gioiello dove praticamente negli anni dal 1200 questo convento ha formato una serie di novizi e anche beati e poi santi che hanno vissuto lì in questo convento, infatti noi lo chiamiamo Nido dei Santi proprio per questo motivo. Abbiamo poi il nostro territorio e fa in modo di avere dei punti panoramici stupendi. Noi riusciamo a vedere dal nostro paese sia il Mar Tirreno che le montagne innevate l'inverno dell'Abruzzo e dell'Appennino. È un panorama a 360 gradi sulla Valle del Sacco e la Valle dell'Aniene. Paese che teniamo curato gelosamente, un borgo dove abbiamo una chiesa che è quella più antica, che è Santa Maria in Arce, che adesso si chiama Santa Lucia, e poi la chiesa di San Nicola, una chiesa del 1600, molto curata e molto carina. Nato come antico castello. Diciamo la nostra era nell'antichità una roccaforte e infatti noi per molti anni non siamo stati mai assoggettati all'abbazia di Subiaco come tanti altri paesi qui del territorio. Siamo stati sempre un paese ribelle e anche perché morfologicamente diciamo disposti in maniera da essere difficilmente conquistato. Infatti la nostra rocca poi venne distrutta per liberare l'abate di Subiaco che un signore, Lando da Civitella, aveva rapito e tenuto in ostaggio qui nel nostro paese. All'interno del centro storico poi avete delle mura antichissime. Beh, abbiamo le mura poligonali, proprio la testimonianza che il nostro paese ha una storia veramente antica. Quindi un paese con una grande storia, abbiamo anche dei reperti romani come la Cisternola, quindi un paese che ha vissuto molto, che però vista la sua composizione morfologica, un paese molto difficile anche da vivere. Ecco. È un paese che ha sempre il sole, dal mattino alla sera e sul gonfalone abbiamo il sole e anche una delle porte. Sì, abbiamo la porta, questa è la porta diciamo che si trova su al centro storico, adesso è la porta di uscita. Il sole perché come città dei panorami, essendo a 815 metri arroccati su un cocuzzolo, è normale che il sole da noi sorge e tramonta. Poi ci sono tanti sentieri all'interno dei boschi e non a caso gli abitanti sono rinomati perché sono grandi cercatori di funghi.
Beh, il nostro, diciamo, è uno dei nostri, diciamo così, prodotti che poi vengono anche utilizzati per la più importante sagra enogastronomica, che è la sagra delle tacche ai funghi porcini, che viene fatta proprio nella prima e nella seconda settimana di ottobre, che attira moltissimi visitatori, moltissimi turisti anche da varie parti d'Italia, proprio per degustare i nostri funghi, che sono particolari perché dal profumo di castagno e hanno un sapore intenso, visto che il nostro territorio è pieno di castagni. I sentieri sono tantissimi, quest'anno abbiamo anche implementato la nostra offerta turistica dei sentieri, infatti abbiamo costruito, è in fase di realizzazione ma è quasi terminato, un anello di 2,5 km all'interno dei boschi, dove si può passeggiare veramente a contatto con la natura, ammirando le bellezze del bosco e vedendo anche delle piccole cascate che sono all'interno del nostro bosco. Ma che cos'è Bellegra per lei? È tutta la mia vita, è il paese dove sono nato, è il paese dove ho realizzato il mio sogno, quello di amministrarlo, è il paese dove ho le mie attività lavorative, il paese dove ho fatto nascere i miei figli e dove continuo a vivere con la mia famiglia e continuerò per sempre a vivere qui. Vogliamo fare un invito? Beh, invito tutti quanti, chi non è venuto a Bellegra, a visitarla, perché il nostro paese in questi anni ha migliorato tantissimo. Abbiamo grandi offerte, specialmente per i bambini, per le famiglie. Abbiamo un parco pubblico che è uno dei parchi più invidiati della nostra zona, perché ci sono dei giochi innovativi, ci sono dei giochi dove i bambini possono veramente divertirsi in sicurezza. Gli anziani possono stare in un paese tranquillo con tutti i servizi. Abbiamo le nostre associazioni, la Croce Rossa, la Protezione Civile, che sono lì costantemente a fare un servizio di assistenza anche ai turisti che vengono durante l'anno, quindi vi invito a venire in un paese, in un'isola felice della provincia di Roma. Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario, adesso andiamo ad incontrare il parroco di Bellegra. In questo momento ci troviamo all'interno della chiesa di San Nicola con Don Angelo Maria Consoli, parroco di Bellegra. Allora, andiamo a presentare la comunità cristiana di Bellegra. E qui ci troviamo nel nucleo storico della comunità di Bellegra, questa è la chiesa più antica, diciamo, del 1600, una chiesa stupenda, barocca, una delle più belle della zona. È stata recuperata come restauro, abbiamo finito 6 mesi fa, è dedicata a San Nicola e alla Madonna di Arce. Una chiesa che testimonia una cosa molto importante, che in un periodo storico in cui la povertà era dilagante, la popolazione del luogo ha saputo e voluto realizzare uno spettacolo così monumentale a spese proprie, quindi una chiesa che testimonia la fede forte di questo popolo. Si racconta per esempio che quando le persone venivano dalla campagna portavano dietro con sé 2 o 3 pietre per poi costruire questa meraviglia che vedete. E nella pala d'altare abbiamo San Nicola. San Nicola, sì. E del Manenti, è un affresco, nell'altare ci sono tutti affreschi, risalgono a 1600, mentre la parte della navata unica è stata poi sempre affrescata nel 1950 da una artista danese, perché qui questo è un luogo dove si riuniscono gli artisti danesi e del nord Europa per questa tradizione paesaggistica, infatti molte opere si trovano nei musei tedeschi del nord Europa. E abbiamo tanti tra cui Sant'Antonio Abate, poi abbiamo San Francesco. San Francesco, perché qui c'è il convento francescano Nido dei Santi, questa è una terra benedetta perché qui sono passati 100 fratelli beati e santi e venerabili, quindi è una terra, diciamo, benedetta da Dio. Poi abbiamo la chiesa di San Sisto e anche il patrono. Che è il patrono del paese, perché sicuramente quando è stato martirizzato San Sisto a Roma era presente un soldato che era delle zone, ha portato qui alcune reliquie, per cui si è diffuso questo culto a San Sisto. Lei arriva dalla Sicilia e da 8 anni è qui? Da 8 anni sono qua, diciamo che sono qui da 20 anni in diocesi di Palestrina, adesso Tivoli Palestrina. Dopo l'incarico di parroco a Oleona Romano sono stato trasferito qui a Bellegra. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Ma io più che messaggio sono fortunato, perché qui le tradizioni sono molto radicate, quindi vorrei dire ai miei fedeli, ai miei parrocchiani, di continuare a trasmettere la fede con questa semplicità e questa concretezza alle nuove generazioni, ma il compito non è tanto difficile, perché nel DNA del vissuto qui di Bellegra c'è questa disposizione a trasmettere la fede.
Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali di Bellegra. E a Bellegra anche l'itinerario del gusto è interessante e lo percorriamo all'interno dello storico albergo-ristorante del luogo. Lo facciamo con Camillo San Camillo e dobbiamo subito dire Bellegra è la città dei panorami e qui di panorami ne abbiamo tanti. Noi siamo a soli 2 chilometri dal centro del paese, siamo in una posizione strategica, immersi nel verde e abbiamo anche qui vicino il convento di San Francesco. Poi il panorama è fantastico che si espande su tutta la vallata. E la vostra è una tradizione che si tramanda di padre in figlio? Sì, nasce dai nonni, portata avanti dai genitori, da mio padre soprattutto, rinnovata e poi eccoci. Adesso ci siamo noi, sempre sotto l'attento controllo dei genitori. La forza qui sono gli ingredienti che arrivano quasi tutti dal territorio. Andiamo a presentare allora quello che abbiamo su questo tavolo. Ok, allora io partirei subito dal primo piatto. Come primo abbiamo le tacchie, che sono dei maltagliati tipici di Bellegra, una pasta fatta acqua e farina. Noi la prepariamo con i funghi porcini sono sempre locali, perché come dicevamo prima qui i boschi non mancano, e quindi fungo porcino locale abbinato al nostro olio extravergine di oliva, sempre di produzione locale, perché abbiamo tantissimi olivi. Poi scendiamo su come secondo l'abbacchia a scottadito, fatto semplicemente alla griglia con olio e sale. Qui abbiamo tanti pascoli, quindi. Sì. E come dicevamo, i funghi porcini arrosto, fatti in padella con aglio, olio, peperoncino e della mentuccia. C'è una cosa da dire, qui i funghi si possono degustare sempre nel corso dell'anno. Sì, nel corso dell'anno il fungo porcino qui da noi c'è sempre. Viene conservato, perché comunque il periodo è settembre, ma lo trovi durante l'anno sempre. Poi andiamo avanti. Abbiamo dei formaggi, sempre locali, sempre del territorio. Qui abbiamo dei piccoli dolci che sono fatti in paese. E qui abbiamo la pancetta, un guancialino sempre prodotto nel nostro paese. Abbiamo parlato dell'agnello, lo abbiamo in due versioni, no? Sì, l'agnello l'abbiamo a scottadito, semplice, fatto sulla griglia con olio e sale, oppure lo abbiamo fritto. Lei prima parlava del primo piatto, qui abbiamo comunque altri tipi di pasta, sì. E qui la fate fatta in casa? Sì, la pasta è fatta in casa, sempre dal nostro chef Matteo. Abbiamo le fettuccine, sempre fatte in casa, un tagliolino fatto in casa. Poi la pasta di questo ristorante viene tutta fatta da noi. Poi vedo anche il miele. Il miele, sì, sempre prodotto qui in paese. Sul territorio qui abbiamo il cesanese, quindi anche per quanto riguarda i vini, avete tutti i vini, però i vini del territorio qui li abbiamo presenti. Sì, noi consigliamo sempre il cesanese, giustamente è un vino che si sposa bene anche con i nostri piatti, un vino intenso, quindi consigliamo sempre di bere un bel bicchiere di cesanese, sempre accompagnato dalle nostre tacchie però. E immagino che anche la marmellata poi arriva dai frutti di bosco qui, sì, del luogo. Sì. Cerchiamo di utilizzare sempre i prodotti del luogo, perché questo comunque di territorio è ricco, di prodotti ce ne sono, e quindi è giustamente utilizzare i nostri prodotti ha tutto un altro sapore in cucina. Ma che cos'è Bellegra per lei? Bellegra per noi sono le nostre origini, le nostre radici. Avere una struttura come questa a Bellegra è molto importante e molto difficile. Se non sei legato a questo lavoro, se non sei legato al territorio, e questo come vedi te lo dico con un pizzico, come si dice? Di orgoglio. Di orgoglio, sì, perché è una struttura che viene da anni di lavoro e quindi è importante essere legati al territorio. Si parla sempre dei giovani che abbandonano i piccoli paesi, vogliamo fare un invito a restare e ad investire magari in un'attività. Ma guarda, hai pienamente ragione, i giovani pensano che nel paese non c'è futuro. Invece sì, cogliamo l'occasione per invitarli a restare nel paese, a credere nelle attività e nelle piccole cose che il paese può offrire. Comunque investire nel paese, se uno c'è legato, fa sempre bene. Vogliamo chiudere con un invito al nostro telespettatore a venire qui a Bellegra? Come no, venite a trovarci, come vedete abbiamo tante cose buone da farvi assaggiare, c'è un bellissimo panorama e vi aspettiamo qui a Bellegra. Grazie a Camillo San Camillo e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Bellegra.
con Marco Placidi dell'Associazione Sotterranei di Roma andiamo a scoprire uno dei gioielli di Bellegra, le Grotte dell'Arco. Presentiamo questo bellissimo monumento naturale. Sì, guarda, questo poi costituisce in realtà anche un'eccellenza nel mondo speleologico, no, per gli esperti, perché in realtà associa delle bellezze naturalistiche un po' come tutte quante le grotte, con una facilità di accesso, perché pensa, è l'unica grotta accessibile e senza barriere architettoniche, per cui diciamo già solo questo la fa stare nel numero uno delle grotte potenzialmente visitabili. Ma poi all'interno abbiamo delle componenti archeologiche che non sono proprio di tutte le grotte naturali e che qui invece permettono di far raccontare una storia millenaria addirittura dell'età del bronzo. Una grotta chiaramente che ha all'interno dello scorrimento dell'acqua, quindi si prestava anche alla vita umana e aveva delle caratteristiche di accoglienza, e questi uomini hanno iniziato a disegnare degli ominidi sulle pareti che rappresentano forse delle cerimonie religiose, degli eventi tribali, non lo sappiamo questo qua. Fatto sta che però si sono perfettamente conservate e sono arrivate praticamente fino ai giorni nostri, quasi come se fossero state disegnate pochi giorni fa, ecco. E la grotta ha vari percorsi. Sì, abbiamo diciamo anche una scelta, se vogliamo, nei percorsi, perché abbiamo un percorso turistico adatto a tutti, si potrebbe fare anche con un passeggino, con i bambini tranquillamente. Poi abbiamo uno spelio turistico, una parte accessibile illuminata, ma una parte accessibile con i caschi e le luci, un po' per sperimentare un pochino la vita dello speleologo tipo. E poi abbiamo un percorso per i più esperti, il percorso dello spelio avanzato, dove ci divertiremo a portare in meandri piccole insenature per chi vuole veramente provare l'ebbrezza di diventare speleologo per un giorno. Gli orari di apertura? Gli orari di apertura siamo aperti sempre il sabato, domenica e festivi, e gli altri giorni su richiesta, quindi possiamo ospitare scolaresche, è importante chiaramente con un po' di preavviso, ma rendiamo comunque il sito fruibile praticamente tutti i giorni dell'estate. Vogliamo chiudere con un invito in generale a venire qui a Bellegra? Assolutamente sì, vi aspettiamo e saremo felici di farvi assaporare queste bellezze. Grazie a Marco Placidi dell'Associazione Sotterranei di Roma e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Bellegra. Parco pubblico I Giardini incontriamo Alessandro Sancamillo, che è il consigliere delegato alla cultura e turismo del comune di Bellegra. Bellegra vive tutto l'anno perché ci sono tante manifestazioni. Esattamente Mario, buonasera e grazie per essere venuti a visitare diciamo il nostro paese. Praticamente il nostro comune è caratterizzato da tantissime manifestazioni, ma principalmente ce ne sono tre che caratterizzano l'affluenza della popolazione all'interno del nostro territorio. In primis è la Sagra del Fallacciano, ossia il famoso fico, però detto in gergo bellegrano appunto è Fallacciano, dove c'è di solitamente la sagra intorno a fine luglio, dove appunto tutte le persone possono assaporare questo prosciutto che di solito si fa con la pizza bianca e con il prosciutto crudo. È un prodotto che è stato riconosciuto anche come prodotto tradizionale della regione Lazio, quindi ci siamo un po' sbizzarriti, abbiamo provato a fare anche sciroppato, tipo come le pesche sciroppate. Da lì poi ci spostiamo alla festa patronale, il nostro santo patrono è San Sisto, che ovviamente impegna il nostro comune tutto il periodo estivo. Si parte dal 5 a sera con la classica processione per le vie del paese, animata comunque dalla nostra banda musicale, il 6 mattina appunto sempre con il risveglio della banda musicale, le varie celebrazioni, il concerto di cantanti famosi. In questi anni comunque il nostro territorio è stato conosciuto anche soprattutto per questo, fino ad arrivare al 7 alla fiera paesana, che un tempo si faceva con il bestiame, ma ultimamente diciamo è stata un po' più rivisitata, per poi arrivare tutto quanto al periodo di agosto. E infine chiudiamo anche con la Sagra delle Tacche a Funghi Porcini, che viene svolta i primi due weekend di ottobre. Le tacche sono dei maltagliati, tagliati in maniera regolare e fatti con i funghi porcini. Perché i funghi? Perché come potete anche diciamo ammirare qui nei dintorni, comunque il nostro territorio è prettamente boschivo, quindi comunque se ne trovano a
volontà, e lì cerchiamo comunque di animare un po' quelle giornate con gruppi folcloristici, con la tradizionale sfilata dei costumi storici di Bellegra, dove vanno a rievocare la storia che comunque ci appartiene, perché comunque tutti facciamo parte di un'appartenenza di un popolo. E per ultimo ci dedichiamo al periodo di Natale, dove c'è l'accensione dell'albero, coinvolgiamo anche la scuola, i bimbi con i lavoretti. Bellegra è anche paese fiorito? Esattamente, proprio per questo abbiamo partecipato qualche anno fa al famoso concorso dei comuni fioriti, dove abbiamo avuto anche due rappresentanti a livello di Miss Italia, due giovani nostre ragazze che la loro, diciamo, carriera, se così la vogliamo chiamare, è iniziata proprio facendo le prime azioni qui nel nostro paese, per portarle poi all'interno dei comuni fioriti, dove appunto sono state anche chiamate successivamente da case di moda. Ma che cos'è Bellegra per lei? Allora, per me Bellegra è il mio paese, diciamo, nativo, dove ci sono nato, ci sono cresciuto. Poi comunque, giustamente, per motivi logistici mi sono un po' distaccato, ma per lavoro più che altro. Però non appena posso cerco di tornare qui, perché per me c'è, oltre che l'aria buona, il mangiare buono, però io mi rilasso. Quindi, diciamo, lo porto sempre nel cuore, e quindi per me Bellegra rappresenta la mia natività, la mia crescita. Stando qui in questo giardinetto adesso mi avete fatto ricordare la mia adolescenza. Quindi comunque la porto sempre nel cuore, e poi voglio portare Bellegra comunque a farlo conoscere anche a livello un po' nazionale, perché credo che abbia delle buone potenzialità e possibilità. Grazie Alessandro, e adesso noi andiamo a visitare uno dei gioielli di Bellegra, il convento francescano. Con padre Virgilio Maurizi, che è il guardiano del convento francescano di Bellegra, andiamo a presentare uno dei luoghi più belli di Bellegra, ma anche di tutto il territorio. Quando nasce questo convento? Nasce durante il passaggio di San Francesco, almeno così dicono le tradizioni. Nella primavera del 1223, passando da queste parti, rimasi impressionato da questo luogo così ameno, isolato, molto ritirato, e saputo che apparteneva ai Benedettini qui di Subiaco, chiese all'abate di allora questo luogo se glielo poteva concedere, ecco, per una piccola comunità. Per cui nella primavera del 23 Francesco passa qui per incontrare proprio a Subiaco il cardinale Ugolino. Noi sappiamo che nel 1223 ci sono stati dei problemi sulla regola francescana, e dato che questo cardinale Ugolino, che poi sarà il futuro Gregorio IX, stava consacrando un altare proprio lì a Subiaco, e Francesco partecipò come diacono a questa consacrazione dell'altare, per cui in quell'occasione chiese all'abate di Subiaco se gli concedeva questo luogo per la sua comunità. Un luogo sempre pronto all'accoglienza, e siete in cinque adesso ad accogliere i visitatori? Diciamo sì, siamo tre sacerdoti, due fratelli laici, e noi accogliamo i pellegrini soprattutto il sabato e la domenica. Vengono per ascoltare innanzitutto la parola di Dio, per le confessioni e per, noi chiamiamo, la direzione spirituale, ecco, ascoltiamo i bisogni delle persone, le loro difficoltà, e cerchiamo di confortarli con la grazia di Dio. Qui è molto forte anche la presenza di San Tommaso d'Acori. San Tommaso d'Acori chiese proprio ai superiori intorno al 1700 un luogo per rifondare quasi l'ordine, perché a quel tempo, diciamo, che si era la vita francescana un po' degradata. San Tommaso d'Acori venne qui con alcuni statuti molto forti, con una nuova impostazione di vita, e dal 1700 a oggi questo stile nuovo che ha portato San Tommaso ha prodotto quasi, tra virgolette, un centinaio di frati che sono vissuti e morti in concetto di santità in questo luogo, e per questo è chiamato anche Nido dei Santi. Collegati
legato a questo luogo c'è anche il miracolo dei ladroni. Ah, i ladroni, questo è ancora prima legato anche qui in un altro momento, ma al passaggio di San Francesco. I frati si erano trovati in una situazione un po' imbarazzante, alcuni ladroni venivano e chiedevano qualcosa da mangiare, allora la comunità si è spaccata. Alcuni dicevano sì, diamogli qualcosa da mangiare così non fanno del male agli altri, mentre l'altra parte della comunità non era favorevole perché purtroppo facevano del male alle persone, quindi dice no, non è giusto darglielo. E Francesco, venendo a sapere questa situazione, consigliò i frati di prendere loro stessi qualcosa, un po' di formaggio, di vino, di pane, e di portarli nel bosco qua intorno, chiedendo umilmente che questi fratelli ladroni non facessero del male, e al loro sostentamento che ci pensavano direttamente i frati, per cui è riuscito San Francesco con la sua intuizione a riportare l'armonia in questa comunità. E qui riposano nella cappella, no? Ecco, la tradizione dice che ci sono qui riposati nella cappella i resti di questi ladroni, perché con l'esempio dei frati stessi, poi i ladroni hanno iniziato a collaborare coi frati, a portare la legna, a portare l'acqua, per cui essendo rimasti impressionati da questa vita, diventarono frati e ricevettero proprio l'abito da parte di San Francesco. E anch'essi sono morti in concetto di santità, sono servi di Dio, anche questi ladroni. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito ai nostri telespettatori a venire qui. Ah, ma sicuramente troveranno sempre a disposizione i frati per questi colloqui, per l'ascolto della parola di Dio e soprattutto per le confessioni. Sono sempre i benvenuti. Grazie a Padre Virgilio, e quindi Bellegra vi aspetta con tutte le sue bellezze. Per gli approfondimenti sul nostro programma potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Bellegra e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!